Salve a tutti, ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Crusader King 3. Mi dispiace che avete dovuto aspettare così tanto tempo, cioè all'incirca una decina di giorni, ma c'erano le ferie di Pasqua e mezzo e altre cose e quindi ho un po' dovuto tardare, diciamo, le riprese. Ma questa settimana e le altre cercherò di fare più di un gameplay a settimana e cercherò di fare il possibile per portarvi più video possibili appunto di questa partita. Che sicuramente siete un po' curiosi di, di come stia andando. Detto questo ragazzi, continuiamo la nostra partita, sapete già gli obiettivi che dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, quindi noi ci buttiamo tutto subito nel mondo di Crusade King, andiamo nella casata Volmok e andiamo a vedere cosa succede effettivamente. Ci ricordiamo che siamo nel Friuli, siamo il Duca del fantastico Friuli. L'obiettivo è fondare una nostra fede e fare in modo che effettivamente l'Europa, eh, la maggior parte dell'Europa, o almeno cerchiamo di fare il possibile, abbia la nostra fede e che la fede si espanda più delle altre. Insomma, deve essere la prima religione più seguita al mondo. Ci proviamo, eh, ci proviamo. Allora, noi ci eravamo lasciati con la conquista di alcune province in quest'area, se vi ricordavate. Abbiamo un nostro vassallo che è Verona Abbiamo dato un po' di provincia così fa il bravo Lui è un vescovo quindi non rompere i coglioni quasi mai E niente Adesso dobbiamo puntare comunque ad espanderci Prendere più territori possibili in alcune aree Così espandiamo la nostra fede in più regioni velocemente E continuiamo la nostra partita da qui Io metterei già play Non abbiamo ancora un erede Nostra moglie però è incinta e vediamo un po' la situazione eh, quello che succederà in questi casi, allora, una cosa importante per noi è effettivamente prendere il ducato di Ragusa che è fondamentale per i nostri territori. Dobbiamo vedere un po' le fede in generale. Come vedete, dovremmo conquistare. Non le fede, cioè, dobbiamo conquistare i territori infedeli, così non abbiamo problemi nel espanderci. Vediamo un po' cosa fare. Intanto abbiamo sbloccato un nuovo punto. Uh, noi ci serve all'inizio. All'inizio, probabilmente, eh, mi sa che dobbiamo andare di qua. Tanto, sblocchiamo il punto per la conversione. Mia moglie, prima di è inginocchiata nella polvere davanti a me. Con la sua mano destra sul cuore. Il mio unico desiderio è recarvi onore e fece. Vi prego, ditemi come posso dare prova del mio amore per voi. Voglio un animale da compagnia, assolutamente. Ci ho riflettuto parecchio il mio, fi mio fiore di primavera, dice Principessa Giselle. Mentre posa la cesta sul mio tavolo. E quale sarebbe il compagno perfetto per una creatura tanto intelligente ed indipendente quanto lo sei tu? E allora mi è arrivata l'illuminazione: nulla sarebbe più adatto a te. Un gatto, eh, Giselle, rimuove la coperta? È bello. Eh? I gatti, ovviamente. C'è un gatto, quindi il gatto è perfetto. Ottieni gatto domestico. Perfetto, ci dà anche dei piccoli bonus. Ovviamente lo chiamiamo. Lo chiamiamo. Friulan. Ok, perfetto. Allora, noi dobbiamo espanderci. Non ci perdiamo in chiacchiere. Iniziamo a dichiarare guerra a manetta. Intanto, aspettate. Mettiamo qui le nostre truppe. Non dovremmo avere. Ah, sì, che ce l'abbiamo. Non ci ho fatto caso. Proviamo a sedurla. E niente è andata male. Scusate, ho fatto veloce questa cosa, ma c'è una cosa più importante da fare. Stanzionare le truppe effettivamente. Non ci avevo pensato che avessi già truppe personali. Quindi andiamo a buttarle nelle regioni adatte. Ok, perfetto. Stanzionate le truppe. Siamo a posto. Abbiamo un esercito non piccolo. Abbiamo troppi territori, lo so, però... Aspettate che è molto importante quello che sto facendo Cerchiamo, Sto aspettando un erede Se magari mia moglie partorisse Quando è incinta poi a breve arriverà il bambino Quindi prima che arriverà il bambino Noi andiamo a prenderci sta contea Oh, è nato un bel maschietto Un figlio È messo in pausa, ok Nostro figlio un un giorno, figliolo, porterai avanti la mia eredità. Quale nome si addice a un duca? Allora, chiamalo come me. Ovviamente, ragazzi, sempre l'erede deve avere il nostro nome. Sempre. Dobbiamo mandare avanti questa idea. Allora, noi abbiamo un erede. L'erede, tu vuoi dite <coughs> come mai cercavi così tanto l'erede? Perché volevo lasciare le contee a mio figlio. Essendo che lo educo io. È sicuramente un'ottima scelta... Uh, no... Non rompere i coglioni. È un'ottima scelta per controllare il territorio, soprattutto se l'erede, non so quanti figli avrò, effettivamente non sappiamo, almeno non ammazziamo, mamma mia moglie, ma non possiamo perché è l'unico erede che abbiamo, se si o qualcos'altro, siamo fottuti. Allora, il nostro figlio, un piccolino, troviamo subito il coniuge prima di dargli potere. E ci amo con una super potenza. Vedo che lei però 8 anni è un po' grandicella. Una più piccola. Ah, facciamo lei dai. Facciamo la signorina. E qual è il mio obiettivo adesso? Adesso nostro figlio. E abbiamo trovato la donna. La stiamo educando. È il momento di dargli i territori. Hola! E gli diamo controllo di queste, ter di queste terre Già cioè un conte, nostro figlio ha 0 anni immaginate deve essere già conte E noi intanto conquistiamo Di fede ne abbiamo poca, lo so Abbiamo un po' poca fede, ragazzi Ma non vi preoccupate Il nostro siamo comunque giovani, abbiamo 20 anni Siamo agli inizi di questa situazione Abbiamo tante cose da fare Potrei andare anche a caccia effettivamente, però... Non dobbiamo concentrarci ragazzi assolutamente sulla fede, assolutamente. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Se potremmo fare un altro... Ah, possiamo fare un altro pellegrinaggio, soldi ne abbiamo, però andiamo con calma. Nel nome di Dio, il finto Dio per noi in questo caso, conquisteremo queste terre che convertiremo nella vera fede, che sta per nascere, che sento che la fede nostra è sbagliata. Perfetto, Ho convertito quest'uomo, potrà. Potrebbe... Ah no, è debole, sua moglie. Sua moglie non è male. Invitati alla corte. Abbiamo quasi conquistato questo, questa città. Poi abbiamo un'altra persona da attaccare. Questo potrebbe essere interessante da invadere. L'espansione sta andando abbastanza bene. Ribellarci contro il nostro signore è sbagliato. Ovviamente in questo caso, l'unica cosa che potremmo fare: Le fazione: se la possiamo creare contro il tuo signore, è creare la fazione del pretendente. Non so se posso scegliere me stesso, ma non credo perché non sono di sangue puro. Sono di, della dinastia, infatti. Non ho possibilità, non ho claim su queste cose. Imponi le richieste e alà! E siamo qui concedi titoli terrieri, così il nostro figlio con... già inizia a guadagnare prestigio, soldi e altri cazzi e mazzi che ci serviranno ovviamente per la futura eredità. Intanto noi educhiamo il nostro figlio. Allora, è momento di invadere quest'altro regno, però dobbiamo sciogliere gli eserciti giustamente. E eh, la Bulgaria si è pappata un po' di roba, cioè vassallo bulgaro. Eh, dobbiamo dichiarare per questo ducato. Per forza, è l'unico ducato disponibile. Però vedo varie truppe nemiche sopra. Lui non ha molte truppe, non ha nessun alleato. Io lo farei. invadiamo queste terre Abbiamo un comandante veramente debole Porca troia Abbiamo dei comandanti un po' deludenti Ecco eh, qui Dobbiamo fare un po' attenzione Ho oh, 6 terre su 5 Nostra moglie purtroppo è un po' snik snack Fa schifo E gestire i domini non è facile L'unica cosa che dobbiamo puntare è aumentare la nostra amministrazione In futuro Abbiamo nemmeno manufatti per ora. Boh, io sono un attimo vedendo un po' di cose, ragazzi, giusto per effettivamente capire la cosa giusta o sbagliata. Ma. 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 Ma scusate, non ho letto l'evento, avete ragione, solitamente li le stavo leggendo. Ma sono molto concentrato su... Sul come avere più terre possibili. Perché io le terre principali me le vorrei tenere tutte. Oh, perfetto, ragazzi. I servi sono stati tutti mandati via, il nostro letto è stato decorato con delle rose. Mentre la professessa Gisele entra nella nostra camera, sorride e la cera si unisce a me senza esitazioni. Con l'aiuto di mani, bocche e arti, rafferriamo la devozione che abbiamo giurato davanti a Dio, forse in un modo più carnale del previsto. E ragazzi, ci siamo follemente innamorati di nostra moglie, come lei si è follemente innamorata di noi. Innamorata, scusatemi, di noi. Intanto. Andiamo a eliminare quelle truppe lì ci sta sicuramente, magari catturiamo il re, magari catturiamo qualche personaggio importante che gli aumenta facilmente il world score... Ormai il ducato di Rasca non so se si pronuncia così, è in decadenza totale. E noi a breve ci permetteremo di attaccare la futura Ragusa di avere una città portuale importante per noi. Mancano due anni. E in questi due anni. Allora, principe, allora, il principe vescolo ha dimostrato di avere grandi capacità, specialmente in questioni accademiche. Ci sono alcuni progetti che vorrei intraprendere nella, nel Principato vescovile di Aquilea. Mio signore, con la tua benedizione, ovviamente. Allora, miglioramenti, sviluppo. Ottieni 150 prestigio. Gli altri. Ok. Però aumentiamo 40, sì, dai. Aumentiamoci, prendiamo un po' di stress. Ma avere un po' di gloria non ci fa assolutamente male, ragazzi. Vediamo intanto, seguiamo la battaglia che è dura per noi perché ci troviamo in montagna, ma dobbiamo forzarla, perché se riusciamo a catturare qualche personaggio, ecco infatti abbiamo ferito uno dei personaggi, il comandante Conte Clonimir, è stato ferito, magari la sua morte ci darà più vantaggio, ecco 82% abbiamo catturato qualcuno di importante. Mi sono imbattuto in un libro che descrive come gli antichi monaci usassero le, tra le trance e le visioni tramite stati. Uh, le visioni tramite stati alterati per comunicare con il padre. Sembra una strana pratica della nostra epoca moderna, ma forse imparare qualcosa da loro? Perché non farlo? Mettiamo alla prova: questa magari sarà la scintilla della nostra nuova fede! Conoscenza mistica, chiuso in una stanza con strane polvere su un fuoco ardente che scalda l'ambiente, fumo e odori, mentre cerco di sentire le cose che si trovano al di là del mondo dei cinque sensi. Non so quanto tempo sia passato prima di essere assalito da strane, indecifrabili visioni di luci e suoni pulsanti. Era la mia immaginazione o uno scorcio del divino? C'è forse un modo per dirlo? Devo riprovare di nuovo per vedere se questa volta. Io riproverei, forziamo la mano, non ci accontentiamo di poco. Eresia in conclast in Il piccolo re Ah vabbè questo va bene L'eresia è inutile leggere Sono eresie che si fondano La mia fede non sarà chiamata eresia Sperimenta sempre di più Comincio a sviluppare una comprensione sempre più chiara delle cose è Come se ora potessi evocare la presenza che sento quando inizio il mio piccolo rituale Offre stabilità e conforto Mentre il caos del mondo mi gira fortemente intorno Questo è quello che stavo cercando Uuuuh Otteniamo il tratto saggio ragazzi Vediamo Erodizione più uno. Stiamo diventando uomini saggi. Vediamo. Vabbè, mio figlio mi chiede l'alleanza come se potesse invaderlo. E abbiamo catturato, ragazzi, nuove terre. Nuove terre. Gertrude, come principessa Gisele, vai come nostra moglie, gli diamo il nome. Nostra figlia femmina troverà un uomo. Matrilineare, potenza alleanza, non si può mai sapere. Uh, Questo è mica male. Invia e abbiamo fatto un matrimonio matrilineare. Che potrebbe essere conveniente. Concedi prima che facciamo altri figli maschi, concediamo più poteri al nostro erede. Vediamo, tutti questi territori. E solo vogliamo che. Che è questo signore, lasciate che dia prova della mia devozione. Proprio in questo momento Voglio ritenere opportuno. Che se giuste, mi implodi. Progettare una prova della sua devozione. Boh, proviamo così. Allora, nostro figlio ha tante terre. Quante terre controlla? 4 su 4. Privato del suo, devi ingannarmi. Proprio mentre stavo per la domanda nel cuore della notte è più buia Sento improvviso un forte tonfo. Sbicciando fuori dalla mia stanza, vedo il mantello un elmo e un manico di scopa caduti a terra. Volevi ingannarmi? Grazie, mia moglie è molto gentile stata. Allora, un gruppo di mercenari feriti di diluti arrivano a Contea di Pomorce. Gli abitanti del luogo affermano di aver sentito parlare di stabilirsi dopo aver saccheggiato un bersaglio facile. Hanno iniziato a essere ansiosi. La tensione è alta e si rischia un conflitto se non ne intervengo nella questione. Mi offre un posto di lavoro presso la guarnigione di città. Mercenari, tasse, conoscenza. Implora di andarsene. Costringe a lasciare la città. Sfida a ah, 100%. Tieni. Lasci che se ne occhi la gente del posto. E eh, qua costringe a lasciare la città. Non è che abbiamo possibilità. Penso che la miglior cosa è... Saccheggiata. Lascia che se ne occupi la gente. Eh, per forza questo, ragazzi diamo soldi e ci mettiamo un dito in culo, purtroppo in militare facciamo un po' schifo. Allora, io direi che adesso, finito le guerre, siamo siamo ancora in tregua, 23 mesi, io approfitterei di fare un viaggio verso un altro pellegrinaggio. Importante per noi pellegrinaggio Pio, ovviamente e andiamo nel Vaticano, ragazzi. Avvia. Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Si parte per un nuovo viaggio. Si parte. Converti la fede nel tempo necessario per commettere una contesa, non aumenta più. Se questa è una fede, confermo. Ah, perfetto. Però dobbiamo sbloccare più punti possibili. Dobbiamo essere un po' più veloci. La miglior cosa è farlo facendo pellegrinaggio. il tuo pellegrinaggio diventa più pio. Guadagna. Ma rischiamo di ottenere malato perché noi siamo forti. Dio ci protegge. Allora, a questi fuori, è tarda notte. A volte guardo le stelle e mi chiedo: Qual è il nostro scopo nella vita? Dio può vedermi così lontano da casa? Per cosa sto facendo tutto questo? È mio sacro dovere, naturalmente. Vabbè, noi dobbiamo fare pellegrinaggio devoto, ragazzi. Dobbiamo diventare P più possibili. Dio è con noi, ci protegge. Abbiamo un sacco di bonus. Ah, misericcia. La giornata di viaggio è stata finora abbastanza tranquilla e priva, priva di eventi Siamo da qualche parte nella periferia di Casentino Chiudo gli occhi mentre la mia cavalcata mi porta avanti Un passo dopo l'altro, mentre il vento suona una magnifica melodia Tra le cime degli alberi la brezza porta con sé un altro suono Che non proviene dal nostro sole, potrebbe essere uno starnazzo Io so, io so il suono che sembra venire da alcune cespuglie della mia destra È un buon auspicio Ottieni anatra che stranazza Seguo quell'anatra e buon auspicio. Non, non esagero, non rischiamo di batterci qualcosa di troppo pericoloso, ecco. Allora, riflessione di una vita tranquilla. Qui nella... vabbè, inutile che sto a leggere tutto perché giustamente, se no, vi mangio tutto l'episodio in letteratura. Noi cerchiamo di ottenere più pellegrinaggio possibile. Allora, riflessione gli imperi del passato. Dovremmo estrare sui vecchi imperi. Pellegrinaggio liudo di da 10 giorni. Oh, però otteniamo pietà a noi serve, ragazzi. Mi sono... Oh, come fallita. Allora, noi per, fondale, per fondare la nostra regione del fondale. Sono diventato un po' asiatico. Vai, rischiamo con lo stress. Abbiamo Minchia, porca puttana, sto avendo sfiga. Allora, solo per creare la fede mancano 2200 punti. Allora, per tutte le strade portano a Roma che okay, abbiamo iniziato il nostro pellegrinaggio. Per creare la nostra fede, minchia, adesso mi chiede 4400 punti perché giustamente abbiamo espanso il nostro potere. L'ego dei miei passi è l'unico suono udibile all'interno della chiesa, sono solo. L'unica cosa che ricorda il mondo esterno è il volto di quei mendicanti vicini ai noi cancelli, e è cielo azzurro, azzurro così distante ora. Ma è ora di pregare, ragazzi. Dobbiamo pregare, dobbiamo dedicare la nostra vita alla preghiera. Dobbiamo espandere il nostro potere. L'ultimo obiettivo è sicuramente Ragusa. E abbiamo la tregua, e siamo in evento. Quindi non possiamo... Vabbè, approfittiamo appunto. Ora puoi andare, figlio mio. Sento il vescovo mormorare quando entra nella sua chiesa. Il pellegrino si inchina prima di andare. Se non vede l'ora, di nella mano del sacerdote. Oh no! Il tuo pellegrino ti entra più... più... Paghi 25 monete al vescovo. Tieni. Vai! Paghiamo. Siamo so che prendiamo un po' di stessa, ragazzi. Dobbiamo Dobbiamo diventare più P pi possibili. Mi servono troppi punti per fare la fede. Quindi, crea una nuova fede cristiana. Per farla uguale, ci costa un fottio. Mancano 1900 punti. Quando entro il luogo sacro, trovo il Poppo che fissa l'altare con espressione assente. Poppo lo chiamo affinché possa rivenire tra noi. Inutile che sto a leggere troppa roba. Vescovo tiene il tratto monaco. Lascia. Nel di viaggio proprio si unisce la corte di papà. Non abbiamo, la non abbiamo chiesa a casa. Sì, dai, non mandiamolo lì. Teniamolo solo noi. So che divento più pio, ma... Oh, No, non è lui. Ok, no, vabbè, potevo anche lasciarlo. Decline è rotto, No! Siamo uniti all alla lotarincia, porca puttana. Ah, beh Potrebbe formarsi un impero potente. Chissà. Lo scopriremo appena il nostro grande re conquisterà tutto, ma noi intanto la cosa più importante è fondare la fede, no, no, non ci interessa i domini, la corona, noi interessa la fede. Roma è stato un onore, iniziato il mio viaggio di ritorno, tieni. Oh mamma mia, ragazzi, termina pellegrinaggio. Abbiamo un sacco di punti, 3000. Abbiamo 3000, però purtroppo fondare una fede ci costa un bel po'. Dobbiamo avere un altro po' di pazienza, un altro po' di pazienza. Possiamo richiedere indulgenze 100 per 100 punti. Me le chiavo dentro al culo. No, freelancer. No, freelancer. Bernardo, segui il mio animale domestico. Oh, bene, bene. Bene, ben fatto, ben fatto. Il nostro animale domestico è diventato OP, ragazzi. Ci dà altri punti. Allora, per fondare la fede abbiamo bisogno, probabilmente, di fare punti qua. Leggiamoli. Religio, efficienza in carico religioso. Prede, radioso. Ma non c'è... Dovevano fare un punto, una cosa che permetteva... Ehm, ecco, questo dobbiamo sbloccare noi profeta. Ok, mi ricordavo che ci fosse... Mi dimentico le cose. Mi ricordavo che ci fosse qualcosa che ti dimezzava il costo. Quindi siamo abbastanza fortunati. Boh, raga. Non vi sto. Oh, questo diventa il nostro campione personale. Io me lo terrei, non si sa mai. È bello essere a casa, è ovvio che è comunque bello essere tornati a casa dopo un viaggio lungo. Abbiamo ancora la trego. Quando scade la trego contro questo nostro? 15 mesi, ok, abbiamo tempo. Fai nascere una leggenda. Oh, possiamo creare una leggenda su, no, su di noi, ma attualmente non abbiamo la persona adatta per farla, sono, fanno cagare questi. Teresa Scholler è solo un... Gatto. Dai, non te la prendere per un gatto, ti ha scassato un po' di cose, mamma mia. I ragazzi di oggi si lamentano sempre. I di oggi no, però... Venezia sarebbe bello da conquistare, ragazzi. Venezia sarebbe bella da conquistare. E lo faremo un giorno. A meno che si converta la nostra fede e noi non assediamo Venezia. A parte non so se posso fondare questo titolo, ma penso di no. Credo di no, perché è repubblicano. Non credo che si possa trasformare. Però effettivamente magari se formiamo noi... Un piccolo regno. Che okay, mettiamo caso, formiamo un piccolo regno. Magari chiamarlo uh, Regno del Friuli. Non sarebbe brutto. O regno di Aquilea. Cazzo, eh. non sarebbe proprio brutta come idea. Niente, dobbiamo aspettare adesso il punto da sbloccare e la tregua. Intanto andiamo a vedere. Purtroppo, per le cronache, ragazzi, non ci conviene attualmente. Anche perché non abbiamo persone adatte a creare una cronaca su di noi. Chiamata in guerra, si unisce la... A vi a una, a nostra relazione, a unirvi a me una guerra di indipendenza. Ma? Ah, ok, vabbè, non so cosa fosse. Chissà cosa gli passa per la mente. Pensieroso, nostro figlio, forse, forse... Potrebbe diventare interessante, anche lui, educazione all'erudizione. E io lo farei, siamo... Dobbiamo, fare, dobbiamo diventare anche uomini santi. Cioè io voglio la leggenda su di noi che siamo uomini santi. Riconosciuti per la santa fede, la vera fede. E formeremo, non vi preoccupate, formeremo ragazzi. Dobbiamo fare solo un attimo di attenzione su quello, le scelte che faremo. Perché più che altro, non so manco se no, questo non puoi farlo qua quante piccole con te? Noi intanto abbiamo formato la nostra mitica, un mitico ducato, non piccolo se si può dire. E abbiamo anche un ducato da creare, effettivamente. Però non ci conviene perché non ci dà cose sulla fede. Impatto sulla fede. Uh... Organizza una comunione mistica. Ottieni guida divina. Guadagni 300 stile di vita erudito. Guadagni 4 esperienza. Beh, secondo me ci conviene farlo. Comunione mistica una reputazione. Con le mie pratiche mistiche, apparentemente ho sviluppato una certa reputazione. Le persone non sanno esattamente cosa faccio, ma non voglio stare a, a scoprirle. È ridicolo, ma forse non è del tutto una brutta cosa. Posso avere paura quando glielo permettono le loro piccole anime. Ragazzi, e abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto un bel bonus. Dovrebbe essere l'ultimo. Guida divina, guardate quanto è forte. E intanto noi possiamo sbloccare: costo di 100 punti. Questa cosa che ci darà una grandissima mano nella fondazione della fede. Che effettivamente già possiamo sviluppare. Andiamo in modalità pausa e dobbiamo pensare le cose fatte bene. Non puoi creare un nome vuoto. Ma come se tu segue? Ma porca puttana, sto coglione mi ha chiamato in guerra. Ma non posso fare un cazzo nel nome di Dio. Dai, fai mettere a 5 dai. Sto perde facilmente. Ah non sta vincendo. Dai che palle, ragazzi, cioè io. Non ci credo. Ehi, dammi il mio gatto. È tuo stesso momento perché è umile. Come si può mettere sta bambina del di me di prendere il mio gatto? Io non lo so. Ah, guarda tu. Maleducata, maleducata. Vediamo chi vince la battaglia. Magari se avessimo mandato truppe forse avremmo vinto noi. Ma a noi non importa questo. A noi importa soltanto la fede. A noi non importa di questo. Vabbè, intanto mentre loro si ammazzano effettivamente decidiamo il nome e tutto. Ah, ormai il mio amore mi dedica anche le cose, ragazzi. Ormai l'amore è forte tra me e mia moglie. Crea una nuova fede. Ho bisogno di amore mio proprio qui ed ora. Mamma mia. E eh, ragazzi è nato il vero amore. Il vero amore. Ah, io il problema è che non posso fondare... Cioè è inutile che guardo nome, eccetera. Cioè, finché siamo in guerra, non possiamo fare nulla. Ah, questa guerra che cos'è? Guerra di indipendenza, addirittura. Una guerra di indipendenza contro il regno di Lotharingia. Quante truppe hanno no? i nostri nemici? Minchia, porca troia, il triplo. No, non vengono nel tuo consiglio. Posso effettivamente, guerra di indipendenza, anche io. Per gli alleati che ho, effettivamente potrei vincerla tranquillamente solo con il duca di Nitra. Ma a noi l'indipendenza... Potrebbe essere vantaggioso in questo caso. In questo caso, ragazzi, ci fermiamo con questo episodio e abbiamo due importanti scelte da fare. La prima, chiederò anche a voi una vostra opinione. L'indipendenza è una scelta saggia? Ricordiamoci che, comunque, siamo vicino a un regno di Bulgaria e l'impero bizantino. È vero che abbiamo buoni alleati. E con l'indipendenza avremo un numero maggiore di truppe e di soldi. E fin qui ci siamo. Ma c'è da ricordare che noi siamo, stiamo per fondare una nuova fede. Quindi la domanda è, prima di fondare la fede, l'indipendenza? Aspetterò una vostra risposta nel prossimo episodio.